Traguardo dei 95 anni per Pietro Ingrao, presidente della Camera dal 1976 al 1979, primo esponente dell'allora Partito Comunista Italiano ad essere eletto alla terza carica dello Stato. Un mandato in anni difficili che hanno profondamente segnato la storia della Repubblica Italiana, che qui ricordiamo con le drammatiche immagini della seduta del 16 marzo 1978, giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta. Lei non può dire queste cose, lasci parlare, lasci esprimere il parola al Presidente del Consiglio. Credo che è il suo diritto, e così come protestiamo contro la violenza e gli assassini, dobbiamo tutelare qui il diritto di discutere liberamente in Parlamento e di consentire al Presidente del Consiglio di parlare. Accompagnato dalla sorella Giulia e dai figli, Ingrao è stato festeggiato non a caso proprio alla Camera dei Deputati, accolto dalle più alte cariche dello Stato. Alla cerimonia, incentrata su una lectio magistralis di Mario Tronti, hanno partecipato in tanti, dal capo dello Stato Giorgio Napolitano al presidente della Camera Gianfranco Fini, dagli ex presidenti Luciano Violante, Pier Ferdinando Casini e Fausto Bertinotti al sottosegretario Gianni Letta, dal presidente emerito della Repubblica Scalfaro al presidente della Corte Costituzionale Amirante. Particolarmente nutrita la rappresentanza di parlamentari, molti provenienti dalle file del PD, in particolare gli onorevoli Bersani, D'Alema, Chiti, Veltroni.